perché il massaggio deve essere efficace. Un paziente che in sala operatoria deve essere rianimato, una casistica che mai nessuna equipe medica vorrebbe trovarsi di fronte, ma che può ovviamente capitare. È con la simulazione che il centro chirurgico toscano abbatte il rischio clinico, mettendo di fronte così i suoi operatori sanitari a vari scenari emergenziali, ai quali saranno più preparati a rispondere. Anche ai rianimatori più esperti, nei luoghi, negli ospedali più grandi, non è che capita tutti i giorni dover rianimare una persona con un massaggio cardiaco o comunque manovre salvavita come questa, per cui può succedere che, anzi succede senz'altro, che quando capita di vedere una persona stesa in terra e non sai se è viva, se è morta, insomma che va rianimata, tu non abbia la dimestichezza con le manovre che comunque conosci. L'unico modo per avercela, questa dimestichezza, è esercitarsi. Oggi esistono dei manichini che sembrano persone reali, che hanno le stesse reazioni di una persona, di un essere vivente. Una volta ogni mese, ogni 15 giorni, noi simuliamo situazioni d'emergenza. Una piccola dimostrazione è stata data durante il forum Risk Management in Sanità. Analisi del ritmo cardiaco in corso. Scarica non consigliata. Scarica non consigliata. Va bene, proseguiamo allora col massaggio cardiaco. Noi appunto immergiamo i nostri colleghi in situazioni artificiali costruite ad hoc con lo scopo di allenare e non solo le abilità pratiche e tecniche, ma anche la capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con i colleghi. In un certo senso funzionano, citando una collega psicologa, da vaccino cognitivo. Quindi creano appunto, si espone il personale a una situazione e più facilmente, come un antigene, e più facilmente si potrà contrastare l'effetto e gestire meglio in realtà la situazione quando al posto del simulatore, del dispositivo, arriva qualcuno di noi, un paziente. Si va a simulare tutti quegli scenari che ci permettono di valutare e di esercitare sugli operatori quelle che sono le capacità sia tecniche, quindi quanto farmaco somministrare, come riconoscere una situazione clinica critica, ma anche quelle non tecniche che nessuno insegna nel percorso di studi né di medicina né di scienze infermieristiche, quindi la capacità di parlare con i parenti, ad esempio, di comunicare, di lavorare in team all'interno di un'equipe in un'emergenza.